Buonasera Marcello. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera ai Buon nostri tutti. e alle nostre Dark Sider. Siamo qui sui canali di Dark Side Storia Segreta d'Italia. Non ci trovavamo online da un po' di tempo, da prima dell'estate. L'estate ci prendiamo sempre una, una pausa per riprogrammare quelle che saranno le puntate di approfondimenti della stagione successiva. Vi diamo il benvenuti <coughs> questa sera. L'argomento, se siete collegati, lo conoscete. Per chi invece eh, ci guarderà mh, più avanti sui nostri canali YouTube, eh, insomma, potrete intuirlo molto facilmente dalla copertina. Parliamo della strage di Ustica. Parliamo della strage di Ustica e lo facciamo eh, spinti dall'estrema contingenza del tema e le parole di Giuliano Amato. Eh, Ormai qualche settimana fa, hanno riacceso clamorosamente questo caso. Lo faremo cercando di fare una, una chiacchierata il più possibile eh, pacata, e siamo convinti che ci riusciremo perché abbiamo un parterre di ospiti davvero davvero eccezionale. In, in, premessa, in premessa, diciamo subito che, ovviamente, noi, eh, come il per, del nostro stile, non facciamo polemiche non calchiamo i toni però ovviamente i nostri ospiti tutti, non solo quelli di questa puntata ma in generale si assumono le responsabilità di quello che dicono ovviamente noi, questo, no, no. Noi, moderiamo, eh, eh, noi moderiamo ma non siamo cerberi per cui a chi eh, ci contesta oppure ci fa osservare che dovremmo intervenire, se invitiamo un ospite lo lasciamo libero di esprimere la sua opinione tendenzialmente lo lasciamo libero di esprimere esatto. la propria opinione ma esatto. di solito gli ospiti che scegliamo insomma sono tranquillamente in grado di fare questa cosa senza il nostro intervento. A questo punto io chiederei al nostro Andrea di mandare sullo schermo gli ospiti che vi presentiamo a mano a mano che si paleseranno ecco eh, Max Giannantoni giornalista investigativo di, di G 24 buonasera Max buonasera a tutti voi l'avvocato Daniele Osnato, avvocato delle vittime della strage di Ustica. Buonasera, avvocato, grazie di aver accettato l'invito. Laria Bonfietti, ex senatrice e sorella di una delle vittime della strage di Ustica. Buonasera, buonasera dottoressa Bonfietti. Buonasera. E il giornalista Udo Gumpel, che ringraziamo. C'è un piccolo problema con Udo eh, di audio, ma lo... Insomma, cercheremo di gestirlo al meglio nel corso della diretta. Quindi, in questo momento lo trovate mutizzato. però gli eh, do mm, eh, un caro saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito. E infine, abbiamo eh, <ride> si è riuscito a collegare anche Alessandro Giacone, altro nostro caro amico di, esatto. di, di Darkseid. Buonasera, Alessandro. Professore Buon universitario, professor universitario. universitario. E residente anche. in Francia. Allora. Eh, l'argomento è eh, probabilmente assieme alla strage di Bologna che avviene lo stesso annus horribilis pochi giorni un, neanche un, mese, un mese dopo eh, perché Ustica siamo al 27 giugno del 1980 e Bologna il 2 agosto pochi argomenti come Ustica e appunto Bologna suscitano tanto clamore e tante fazio faziosità allora però questa sera quello che ci premeva Particolarmente, eh, per cominciare, è, eh, eh, rivolgiamo una domanda al professor Giacone, ad Alessandro. Alessandro, eh, ci racconti come questa, chiamiamola polemica, è stata accolta, come è stata commentata in Francia, visto che tu vivi lì da molti anni, sei lì anche adesso, come è stata accolta e poi... Marcello, so che volevi aggiungere anche un'ulteriore domanda, quindi la lascio a te. Sì, sì, ti chiedo Ale perché c'è, visto che ci sono poi state un po' di polemiche subito dopo l'intervista di Amato, perché c'è o se c'è una ritrosia dell'Eliseo ad aprire gli archivi, a, 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 magari a scavare un po' nel, in quegli anni, in particolare in quegli anni del passato. Bene, buonasera a tutti a chi ci sta seguendo e, e anche agli altri invitati, grazie di accogliermi ancora una volta e mi permetto anche di salutare Daria Bionfietti che ha condotto questa battaglia da così tanti anni e ovviamente si tratta anche di rinnovare ogni volta parlandone anche quello che ha vissuto personalmente. Ehm, vi ringrazio della domanda e... Partirei da alcune constatazioni. Io ovviamente non ho seguito la vicenda con la stessa cura del, del, dell'Associazione Familiari Vittime di Ustica, o i magistrati o i giornalisti che se ne sono occupati per tanti anni. Vorrei semplicemente offrire qualche elemento di contesto. Allora, intanto mi rendo conto che ogni volta che si parla di relazioni italiane-franco-italiane -italiane, eh, viene immediatamente in mente il nome di Mitterrand perché dottrina Mitterrand, questo, quell'altro, Mitterrand che non parla, ma qui bisognerebbe fare un salto indietro e occuparsi del presidente precedente. E' eh, negli anni di Giscard che sono successe molte cose. Eh, I primi eh, rifugiati terroristi italiani arrivano dall'Italia alla Francia negli anni di Giscard. Moro, contrariamente a quello che si, spera, si dice molto spesso in Italia, non viene rapito durante gli anni di Mitterrand, ma dur durante gli anni della presenza di Giscard e appunto... Anche la strage di Ustica avviene in questo contesto. Allora vorrei semplicemente dare qualche breve elemento di contesto. Eh, qui, in questo contesto, già nel 77, e da molti anni, la Francia, di Giscard, cercasse di eh, sbarazzarsi di un nemico, considerato come il nemico numero uno della Francia, cioè Gheddafi. In questi anni, non è un segreto. Non è un segreto, eh, anche perché sarà lo stesso Giscard d'Estaing che pubblicherà un libro di memorie in tre volumi e questo è il primo volume Il potere e la vita e lo scrive, diciamo, in modo non si potrebbe neanche più esplicito. L'ho ricordato la stampa negli ultimi giorni. In questo libro dice che nel 1977 riceve a Parigi il presidente egiziano Sadat, arrivano alla conclusione che quello che sta succedendo eh, Nell'Africa del Nord, in particolare perché la Francia è impegnata a sostenere il Ciad, che è in guerra con Gheddafi e anche lo stesso Gheddafi, oltre a fare questa guerra in Chad, non, so, non viene dal mio passaggio a livello, questo rumore. No, sono io e d'altra parte anche eh, lo stesso Gheddafi sta destabilizzando l'Egitto. Quindi nel 77. Il presente egiziano Sadat, che poi verrà ucciso nel 1981, eh, incontra Gisca e si mettono d'accordo su un progetto di assassinio di Gheddafi. Quindi, che Gheddafi volesse uccidere, cioè che Gisca volesse uccidere Gheddafi è una cosa dichiarata e acclarata. Sarebbe come stupirsi il fatto che Putin volesse uccidere Prigogine. Eh, al di là della dinamica dell'incidente, questo è un dato acclarato. Quello che ci dicono anche queste memorie su questo episodio del 77 è che gli americani hanno alcune reticenze. Siamo nella presenza di Carter, Carter che non è dispostissimo a fare queste operazioni di intelligence, diciamo, che vanno un po' contro la propria concezione delle diritti dell'uomo. Uh, Carter e Giscard d'Estaing hanno dei rapporti personali pessimi. E quindi gli americani fanno sapere nel 77 che questa operazione non deve essere fatta sarà poi un disastro dal punto di vista operativo, questa operazione viene abbandonata. E ci racconta sempre Giscard nelle proprie memorie che l'operazione per la liquidazione di Gheddafi verrà ripresa poi nell'81 con una nuova presidenza, la presidenza Reagan. Questo è il contesto. Come sappiamo poi Reagan proverà anche a sua volta di liberarsi di Gheddafi bombardando, ma questo è noto, nel 1986 il quartiere generale di Gheddafi. La domanda a cui ovviamente non c'è risposta come si inserisce in questo contesto la strage di Ustica il 1980 ecco eh, perché la Francia non vuole parlare nonostante i riscontri indiretti che sia quelli di Cossiga nel 2007-2008 ma Cossiga sappiamo grazie ai diari di Ortona che già nell'89 era arrivato a questa convinzione, il fatto che i francesi c'entrassero probabilmente più degli americani o di altri alleati e d'altra parte ehm, come mai eh, questa reticenza? Beh, si spiega secondo me eh, con due cose molto semplici. Primo, che abbiamo un personaggio eh, come Giscard che, essendosi trattato quasi sicuramente di un errore, come verrà poi detto dal capo dei segreti, servizi segreti francesi Alexandre de Maranche, al giudice priore non glielo dirà esplicitamente, ma gli farà capire che in qualche modo probabilmente il pilota che si è sbagliato si è anche suicidato. Abbiamo anche vari riscontri a questa tesi. Eh, Giscard, non avendo detto nulla nel 1980, una volta che nasce questo segreto, è difficile negli anni seguenti svelarlo, anche perché Giscard avrà una lunghissima vita e morirà di COVID nel dicembre del 2020. Finché Giscard era vivo era difficile parlare. E qui eh, vorrei anche insistere su un aspetto interessante, cioè due protagonisti che hanno fatto queste rivelazioni, cioè Cossiga e Amato, hanno avuto dei rapporti particolari con Giscard. Eh, Giscard non ama l'Italia, questo periodo è per le relazioni franco-italiane uno dei peggiori della storia, però Cossiga ha un buon rapporto con Giscard, lo scrive in vari libri di memorie, e... In questo libro di memoria di Giscard d'Estaing, l'unico personaggio politico italiano che ne esce bene è proprio Cossiglia. Sono amici. D'altra parte, lo stesso Amato, un episodio che è stato un po' dimenticato, non citato nella polemica di questi giorni, è stato il vicepresidente della Convenzione europea che scriverà questo progetto di trattato costituzionale europeo e dal 2001 al 2002 lavora praticamente per 18 mesi. Sotto un presidente che si chiama Giscard d'Esta. Quindi capite che per motivi anche personali penso che sia per Cossiglia che per Amato fosse difficile. Allora, non che avessero elementi particolari di conoscenza, suppongo, ma mettere in ballo comunque una persona che a loro è stata in qualche modo vicino è stato complicato. Okay. Arrivo, e poi chiudo, chiudo proprio sì, su prego, prego. perché è difficile aprire gli archivi? Beh, semplicemente perché gli archivi. Gli archivi del ministro degli esteri non possono dare assolutamente nessun elemento. Ho guardato gli archivi per quanto riguarda il 1980, ma avere un rapporto che arriva da Roma, eh, dall'ambasciatore francese a Roma fino eh, a Parigi, non dà nessun elemento, ovviamente. Gli archivi in cui sicuramente c'è stato qualcosa sono stati gli archivi dell'aviazione o dei servizi segreti francesi. Questi archivi non sono accessibili, ma semplicemente perché non è mai stato accessibile nulla. Dopo il 1945, quindi non si capisce perché si farebbe un'eccezione. Concludo certo. perché oggi, semplicemente perché suppongo, se ne è parlato più del solito, devo dire, questa volta sulla vicenza di Ustica c'è stata una copertura stampa abbastanza ampia, ma suppongo che non ci sia nessun desiderio da parte dell'Iseo di aprire una polemica per eventi che ormai risalgono a 43 anni fa. Bene, grazie Alessandro, sei stato chiarissimo e entriamo proprio nel vivo della puntata. Hai citato ovviamente due personaggi chiave di quello di cui andiamo a parlare questa sera. E allora passiamo a Marcello a Massimiliano. Massimiliano Giannantoni, e buonasera Max, prego Marcello. Sì, allora eh, Alessandro aveva citato Cossiga che effettivamente è stato il primo che ha parlato di una, uh, una protagonista, Francia protagonista eh, in Ustica e ne ha parlato proprio prima in una tua intervista nel 2008 a Sky TG24. Allora Max ti chiedo, eh, ci racconti com'è nata questa intervista e anche il, il clamore poi che ha suscitato eh, quella rivelazione del, dell'ex presidente della Repubblica. L'invista è del febbraio eh, di, di, di quell'anno che hai appena detto, del 2008. Il presidente Cossiga insieme a Andreotti, insieme ad altri, ci stava regalando delle interviste per, per un anniversario particolare della strage di Via Fani. E quindi parlavamo proprio di Moro, parlavamo dei brigatisti. Mi ricordo che andammo insieme al collega Paolo Volterra a casa di Cossiga, non era la prima volta che andavamo a casa di Cossiga, fu un'intervista lunghissima, quasi tre ore, e Cossiga raccontò tutte le sue difficoltà, il dolore che aveva eh, creato il rapimento di Moro, la strage di Via Fani, eccetera, eccetera. Dopo, dopo tre ore torniamo in redazione e, e cominciamo a sbobinare tre ore di interviste erano particolarmente, particolarmente, eh, particolarmente lunghe eh, il giorno dopo mentre arrivo in redazione vengo contattato un'altra volta da cossiga che mi dice no devi tornare perché io ti devo dire una cosa importante io non sapevo che cosa che cosa fare eh, chiedo autorizzazione al direttore ritorno da solo a casa del, del presidente cossiga lo trovo in pigiama io sono rimasto un attimo spiazzato dalla da, da, dal presidente Medio della repubblica in pigiama che mi dice no tu mi devi ricordare come ero vestito perché io questa cosa te la devo dire così come, eh, come ero vestito ieri quindi andiamo dietro un uh, punto di casa di cossica ne io ci fossi stato almeno 3-4 volte mai visto e dentro la stanza di cossica apre l'armadio sceglie e gli faccio vedere qual era la giacca la cravatta che aveva si siede, non vuole più parlare di Moro ma vuole parlare solo e esclusivamente di, eh, della strage di Ustica e, e dice tutte le cose che, che sapete cioè che era stato avvisato eh, dai, dai servizi che, da Santo Vito che erano stati francesi che volevano eh, attaccare Gheddafi che doveva andare verso, verso Varsavia e, e da lì mi ricordo rientrai in redazione eh, abbiamo mandato in onda l'intervista un paio di settimane dopo sono venuti a prendersela nel nostro archivio hanno convocato così che hanno riaperto l'indagine chi è che è venuto a prendersela eh, guarda no, io non ero in redazione siano arrivati eh, gli inquirenti che lavoravano in quel periodo credo che eh, che lavorassero con uh, non so se era priore già nel 2008. Forse, forse Daniele se lo ricorda meglio di me. Ma pre presero presero tutto quello che avevamo fatto per, per meglio il pubblico ministero che sta tenendo le indagini adesso. Suppone. Perfetto. E sì. eh, allora, eh, intanto, grazie. poi torniamo da te, Max. Abbiamo altre domande per te. Passiamo a questo punto all'avvocato Osnato. Eh, avvocato, eh, la polemica mh, allora, nel 2008, possiamo dire che sostanzialmente tutto poi si è spento in breve tempo, e la, polemica, la polemica che invece si è accesa in questo, in questo momento eh, è destinata a durare. O è destinata anche questa a depositarsi, e, insomma, e poi dov dovremo riparlarne. Chissà tra quanti anni, no, non finirà mai. Sono 43 anni che noi facciamo la polemica: è semplicemente la ricerca della verità. Max Giannantoni ha saltato un pezzo. Eh, quando lui sente Cossiga, ovviamente mi chiama, e mi manda anche la registrazione, non rivelare tutte queste cose. Io ripeto sempre che se non ci fossero stati magistrati coraggiosi, ma anche giornalisti d'inchiesta, mi piace ricordare anche Andrea Purgatori, Gioia Mia, eh, grande amico mio, e eh, ci manca tanto, eh, se non ci fossero stati loro, insomma le cose sarebbero andate anche in maniera diversa. Max mi chiama, mi manda la registrazione, eh, così che aveva deciso di parlare perché il processo canale era finito. Noi abbiamo finito quel processo penale perché in realtà, questa è una cosa che stanno in pochi, era stata fatta un decreto legge che aveva sostanzialmente depenalizzato il reato. Quindi questi sono stati assolti perché il reato è stato depenalizzato, eh, anche se poi nel merito, in, in effetti, la Corte d'Appello d'Assisi aveva accertato eh, che era stato il fallimento della scienza e che quindi non si aveva la prova. Dell'evento e quindi non si aveva la prova anche del depistaggio perché i documenti erano spariti e loro erano stati talmente bravi da avere fatto sparire le prove per, per poterli accusare. Comunque, insomma, prescindendo da questo, eh, noi avevamo deciso di iniziare un processo civile, non c'erano fatto affatto pubblicità, Cossiga non lo sapeva e decise di parlare. Io ricordo che stavo scrivendo la memoria istruttoria Cossiga chiama in causa Giuliano Amato dice che anche Giuliano Amato era informato dei fatti io sto scrivendo la memoria istruttoria e non mi ricordo se era proprio l'ultimo giorno dovevo inserire le prove e dovevo inserire i testimoni e decisi allora di inserire Cossiga e Giuliano Amato i quali protestarono tanto non volevano essere disturbati poi insomma decisero di tipo, impose di testimoniare Cossiga poteva decidere dove essere sentito perché come ex presidente della Repubblica poteva decidere dove e quando e decise di essere sentito a casa e allora andammo con tutto il tribunale tutte le parti a casa sua, lui ci, eh, ci accolse in vestaglia, non in pigiama in presenza del suo avvocato e decise di dirle queste cose e di giurarle Cossiga giurò noi avevamo quattro processi in corso. Per quattro processi lui giurò e, e giurò quello che aveva riferito a Mazzi Giannantoni, cioè che erano stati francesi che l'avevano tirato giù. E poi sentimmo Giuliano Amato, il quale ha deciso di fare scena muta. In una recente intervista che ha fatto in questa conferenza stampa, ha tenuto a chiarire che 15 anni fa fece scena muta perché aveva qualcosa di personale con Cossiga e sono passati 15 anni e se la domanda è se questa polemica finisce, la polemica non finirà mai, fino a quando saremo vivi tutti, dare buonfietti giornalisti, eh, forse anche avvocati ma anche magistrati, la storia non finisce, ci dicono qual è la verità e noi finiamo. Noi vogliamo semplicemente la verità, a noi mancano i nomi, perché in realtà, Sustica, su dovete sapere bene che al di là dei depistaggi continui e perpetrati, che tuttora informativi ci sono, spesso molto ben organizzati e fatti da persone che non sono degli stupidi, sono anche molto ben organizzati, io li chiamo dei depistaggi informativi, tenete presente che il Tribunale di Palermo... Con sentenze plurime confermate dalla Corte d'Appello ha accertato questi depistaggi. L'addebito dei depistaggi è della responsabilità del Ministero della Difesa e dei Trasporti non è stato impugnato. I ministeri con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato hanno ritenuto di prestare acquiescenza, cioè hanno, accertato, hanno accettato quell'addebito di responsabilità. E quindi noi adesso ci manca l'ultimo pezzo, che è, chi è stato? Allora abbiamo un contesto, abbiamo un contesto probatorio che per carità è, è vittima di una devastazione documentale molto ben organizzata, molto intelligente, molto operativa e anche molto ben strutturata. Ma una devastazione Se... non solo documentale, anche di di memoria perché con tutte le piste che si sono buttate nel mezzo veramente la gente la gente comune che no. non è addentro a queste cose e... si serve, per tutti può essere bianco può essere nero, può essere veramente tutto il contrario di tutto e questo è un danno eh, molto grave è, un, è una disinformazione beh, strutturata molto raffinata in realtà eh... È un po' come se noi facessimo una partita di calcio e siamo dei giocatori, ma nessuno di noi si passa il pallone e nemmeno guardiamo il pallone, siamo lì a guardare nel cielo piuttosto che il pubblico. Ora, io ho sempre pensato che se devo scendere in campo devo guardare il pallone. Per me il pallone è il contesto radar, per esempio. Noi abbiamo almeno 12 tracce a trasponder spento nelle minute vicinanze del, del 19. Mh, eh, che sono di origine con altissima probabilità francese perché li vediamo scendere a Solenzara. E va bene che la Francia cos ci Cos'è con... a beneficio di chi ci guarda e non conosce i fatti? Cos'è Solenzara? Allora, Solenzara è una base aerea in Corsica eh, che era l'unica base aerea eh, francese da cui avrebbero quantomeno potuto vedere con dei radar. Eh, durante la prima istruttoria fu chiesto alla Francia, attraverso rogatoria, se Solenzara avesse visto cosa era successo alle 9 di sera del 27 giugno del 1980. E Solenzara, mh, come dire, laconicamente rispose: Ma noi alle 17 avevamo tutto chiuso, anche il radar. Ecco, eh, quindi eh, avvocato, giusto per chiarire: quindi questi tracciati esistono, sono visibili, visionabili? Ma assolutamente sì, noi nei processi civili li abbiamo, come dire, analizzati, abbiamo anche delle perizie del Politecnico di Torino che ci dicono tante altre cose in più, per esempio, eh, oltre quindi... a dire eh, trago, scusa, che le tracce, no, no, eh, tracce erano compatibili con la velocità di un aereo militare e non erano state segnalate attraverso i cosiddetti NOTAM, i NOTAM sono dei comunicati che si fanno al controllo dei voli civili. Abbiamo delle tracce indubitabilmente, la prova che sotto il 19 vi fossero uno o altri, forse due aerei, anch'essi non identificati, anch'essi a trasporto spento, che seguivano il percorso del 19 per nascondersi, come dire, ai radar. Abbiamo delle perizie che ci dicono determinati missili in uso alla Francia, queste sono perizie depositate nei processi civili. Che ha fatto il Politecnico di Torino, eh, quella destrutturazione che noi abbiamo ricostruito eh, della Carlinga del 19, non è nemmeno compatibile con l'esplosione di un missile nelle vicinanze. Ma è esattamente questo che fa questo tipo di missile. Abbiamo delle perizie frattografiche, chimiche. Quindi lei, eh... avvocato, quello che sta dicendo mi sembra molto sicuro di quello che dice. E quindi qui torniamo a. Ehm senza voler assolutamente fare polemica, però non posso fare a meno di notare che la stessa sicurezza l'ho sentita in altre persone che invece, per esempio, negano l'esistenza di tracciati che presentano altri aerei. Quindi, ecco, io, io diciamo che posso avere la presunzione di saper discernere di chi fidarmi e di chi no, però eh, ragionando su vasta scala, molta gente che eh, magari meno attrezzata su certe dinamiche... E si trova sprovveduta di fronte a um, argomenti del genere Ora, e okay. tende magari a credere al fatto che non esistano i tracciati, invece esistono. Ma essere, ma chiarezza, facciamo un patto: diciamoci sempre la vita, detto questo, precisato questo. Noi abbiamo un obiettivo. Noi, io, Maria Bonfietti, ma anche chi si occupa di questa questione, hanno un mandato. Il mandato è: cosa è successo? Perché è morto mio figlio? Perché è morto mio marito? Mi dici che è stato? Allora, nell'ambito di questo mandato, a me non mi interessa se è un missile, un uccellino, un ufo, io devo dare una risposta. Allora, io le do i numeri. Per noi, i numeri, oltre alle risultanze veritali, sono 12 sentenze civili. 12 sentenze civili, a voglia dire che la sentenza ordinanza di priore è un una sentenza a metà, un'ordinanza a più. Eh, siamo nel 99, si è fatto un processo di primo grado in sede penale che ha accertato la presenza dei voli. Eh, non autorizzati e non identificati nelle immediate vicinanze del 19 e quindi un contesto confermato. Dopodiché abbiamo una sentenza d'appello penale che assolve sostanzialmente per insufficienza di prove, ancorché utilizzi la formula de, 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 della soluzione con formula piena, ma perché in realtà non vi è niente eh, di quello che ci sarebbe dovuto essere. Eh, che doveva essere trasmesso perché i generali non erano imputati di strage, ma erano imputati di non aver trasmesso dati e documenti e informazioni, e questi documenti sono stati talmente bravi a farli sparire che per forza di cosa doveva essere. È un paradosso anche logico. Ma così è andata. Quel giudice ritende di fare questo, e poi abbiamo 12 sentenze civili che ci vabbè. dicono che è stato un missile. Il contesto si è scoluto la bomba. E alla fine non possono certamente dirmi la nazionalità però ricondlegandomi un attimo con la domanda del signor Altamura e anche con le risposte che ha dato eh, eh, come dire che hanno dato chi coloro che mi hanno preceduto va da sé che se io chiedo al ladro ladro portami le prove della tua colpevolezza il ladro negherà sempre e quindi noi probabilmente a questo tipo di risposta che ci dà la Francia dicendo vai, Solenzara era chiusa eh, noi non ce la FOC che è la porta aerei quando noi abbiamo chiesto l'elenco di tutte le navi in movimento nel basso Mar Tirreno, ci hanno dato l'elenco di tutte le navi, ma non della FOC, la FOC è sparita, rispunta dopo qualche giorno in un porto francese. E dove è stata? E che tragitto ha fatto? Le devo confessare, dico adesso non per violare il segreto istruttorio, ma visto che forse probabilmente voi avete l'età di mio figlio e avete questa particolare curiosità, che io francamente ammiro tantissimo rispetto a, a questo anche mh, ammorbidirsi della de, 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 de necessità informativa insomma degli italiani in generale sulla questione di Ustica, perché poi anche queste cose queste storie stancano alla fine dopo più di 40 anni. Le devo confessare che ci sono atti istruttori che la Procura di, di, di Roma ha in mano, che è atti, confermano quello che io le sto dicendo. Quindi dico, eh, mi espongo anche in prima persona: abbiamo prove testimoniali di gente che ha visto quella aerei quella sera stessa. E questo con la discovery della chiusura delle indagini avremo tutto in mano, avremo delle testimonianze di eh, aviari francesi che quella sera eh, confessano che Solenzara e eh, insieme ai francesi volavano pure i belgi, eh, erano in pieno assetto operativo, volavano e atterravano pieni di missili e avevano vuoti di missili cosa volete che vi dica di altro? Tempo... Eh Saremo qui a parlare per ore e vediamo anche eh Max che, che sorride sornione, lui probabilmente eh, però torniamo anche da lei avvocato Max mutizzati di nuovo perché da te ci torniamo salutiamo, salutiamo Alessandro Giacone, sì. Giacone che ci ha dovuti lasciare avevamo, sì, interno, avevamo un impegno per eh, il suo intervento lampo eh, che però è stato molto prezioso e passiamo alla dottoressa Bonfietti, prego Marcello. Sì, diamo la, la parola. Allora, eh, ovviamente lei, a parte eh, la sua attività politica, ovviamente è eh, coinvolta in prima persona, suo fratello Alberto è una delle vittime della strage e quindi eh, da quel 27 giugno 1980 il suo... Impegno è stato costante insieme a quello delle, degli altri familiari delle vittime. Le chiedo: eh, si è fatta un'idea del perché proprio adesso Giuliano Amato abbia parlato di, di, di queste cose? Anche magari sulla scorta di quello che diceva l'avvocato Osnato, cioè che ci sono, eh, ci sono degli sviluppi importanti di, di indagine? Come. ecco sì. sì adesso adesso la sentiamo ecco dicevo intanto voglio ringraziare il professore che ci ha lasciato perché sì. la sua ricostruzione mi pare davvero molto interessante molto importante storica e di quello che già anche lui ha potuto leggere sui libri che insomma confermano tutta una serie di eh, situazioni che poi sono andate eh, venendo che si sono andate in questi anni precisando. Io voglio però dire con chiarezza che mi piacerebbe, come dicevate voi all'inizio, che ci sforzassimo di dare la sensazione anche ai giovani che ci ascoltano, che è una vicenda che deve andare avanti ed è da quello che già abbiamo acquisito. E da quello che già si è acquisito giudizialmente parlando che si parte allora io non starei proprio a riparlare del passato, starei solo a risintetizzare che è dal 99 che il giudice Priore ci ha consegnato la verità sulle cause diciamolo forte il giudice Priore ha concluso lo ripeto ormai ossessivamente dicendo il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea Guerra di fatto e non dichiarata, sto citando, eh, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese di cui sono stati violati i confini e i diritti, punto. Nessuno ha dato alcuna spiegazione. A questa verità, nel 99, il giudice priore, io lo ricordo bene perché seguivamo, costituiti parte civile, nel procedimento che lui seguiva dal 90 fino al 99, eh, è arrivato perché già certo, come, mi dicevano, eh, gli, come ci diceva negli incontri che avevamo con lui, con il nostro avvocato Gamberini, eccetera, che aveva ormai a metà anni 90, 96, 97, la certezza per le perizie che aveva in mano, frattografica, chimica, esplosivistica, quella sulle povere vittime, 39 su 81, che già dal primo giorno si poteva dire da parte di coloro che le avevano analizzate, scusate, le analizzate, che non era cedimento strutturale come c'era stato raccontato, perché nessuno di quei poveri morti era morto per annegamento, virgola. Ma insomma, a più di metà degli anni 90 il giudice priore aveva la certezza che l'esplosione fosse stata esterna gli mancava soltanto la presenza in cielo di qualcuno che avesse determinato. Quando, con anche l'intervento del governo di allora, Prodi, sollecitato da noi certamente, ma riuscì a far sì che il giudice priore, che non riusciva a decrittare dei tabulati, che i nostri generali non gli decrittavano perché dicevano che c'era un eh, segreto militare nato, e allora ci fu il rapporto politico, quando la magistratura non arriva, come sempre diciamo, deve intervenire la politica e allora intervenne, affinché Solana, eh, segretario della Nato, legittimasse questo incontro, tutto affatto eh, strano e originale, di un, di un giudice della Repubblica che chiedeva agli esperti della Nato delle cose. Bene, questo incontro avvenne, e Quando il giudice Priore tornò a casa aveva la certezza perché gli esperti della Nato decrittando, della Nato decrittandogli quei tabulati, gli dissero che non era quella notte un'operazione Nato, ma un'operazione dei singoli paesi, e che quelle cifre che gli altri non gli decri, i nostri eroi non gli decrittavano erano aereo francese, aereo americano, aereo inglese, aereo belga e alcuni, col trasponte spento, probabilmente libici. Questo era il contesto, la presenza di aerei intorno al 19 nel momento della caduta. Quando tornò a casa, chiuse, come sapete, io la racconto così, la sua sentenza ordinanza durata nove anni, le sue indagini, scusate, durate nove anni, con la sentenza Ordinanza che poteva dire è all'interno di un episodio di guerra aerea perché ho trovato che c'erano degli aerei e non c'era solo il meteorito, solo l'airone, come dice giustamente Osnato, noi andava bene qualsiasi verità, ma la verità e la verità il giudice priore ci, con, ci eh, consegna essere questa, punto. Poi sono stati processati perché lui li ha rinviati ai giudizi e poi dopo sono cambiate le norme e le regole le, e le, le leggi anche dei generali dell'aeronautica, ma ricordiamocelo sempre, per fatti avvenuti dal 27 sera dopo l'incidente in avanti, cioè depistaggi, distruzione di prove, eccetera, eccetera. Allora, non confondiamo, la realtà sulle cause è certa dal 99, punto. Poi ci sono stati processi che sono finiti nel, nel 2007, primo grado, secondo grado e terzo grado, ma nel 2008, Cossiga, come ci ha raccontato adesso eh, il giornalista, ha detto le cose che ha detto anch'io, come lui ha sottolineato. Credevo, almeno io, non lo so lui, ma mi sembra di aver capito anche lui, che il giorno dopo sarebbe successo tutto. Sarebbe crollato il muro di gomma. Non è successo. Quell'attenzione per le dichiarazioni di Cosiga, così, così. Sconvolgenti, chiare, precise, non ha davvero alterato più di tanto eh, l'opinione pubblica, i media, eccetera. Si sono alterati di più con l'intervista le, con le, con con di Amato. Devo Perché dire. oggi invece sembrerebbe eh, aver fatto eh, più clamore. Eh, eh, e voi i vostri colleghi per quale motivo non si sono allertati così tanto dopo le dichiarazioni che aveva fatto Cossiga. Cossiga dice che. Le cose che dice, che come vedete vengono riprese da Ortona nel suo libro, quindi ormai sono, eh, come dire, si trovano che a fine anni '80 l'ammiraglio Martini gli diceva che probabilmente erano stati francesi ad abbattere il 19 e che il pilota, eccetera, eccetera. Le cose che sapete. Per questo i PM, che sono loro che hanno preso la registrazione, credo, del giornalista, hanno riaperto le indagini. Il buon amato scusate per il buon che era con noi anche quest'anno 27 giugno del, 2040, del 2023 43 fra vent'anni. Del 2023, alla presentazione degli atti di un convegno che avevamo fatto qualche anno fa, e quindi si è sentito immerso. Lui era in collegamento. Noi eravamo qui a Bologna davanti al Museo per la memoria di Ustica, con gli storici, con coloro che avevano partecipato a quel convegno. Lui era a Roma in indiretta, ma insomma, come sapete, ormai è così. E è rientrato a tutto tondo nell'ambiente, nella, nel, nel risentire, nel risentirsi citato, perché se le, se le indagini su questa vicenda, che era un sano cedimento strutturale, fino a quando, so, fino a quando sono partita io, che eri lontano, 85-86, ricordatelo sempre, per cinque anni è stato cedimento strutturale senza che nessuno facesse una piega. Quando Amato, sollecitato dal Comitato per la Verità su Ustica, i Sette Saggi, eccetera, eccetera, riceve questa lettera dal Presidente della Repubblica e lui faceva il sottosegretario alla presenza del Consiglio e va dal magistrato che a sua volta gli dice mi dicono cedimento strutturale, se non mi recuperi il relitto io sto archiviando. Questo stava facendo Santa Croce nel 2005, nel 2006, ricordatevelo sempre. Dopodiché Amato è quello che dando stanziando i fondi che come capite sono eccezionali rispetto alle normali spese di giustizia per il recupero del relitto dà, via, dà il via alla eh, come dire a questa storia ormai infinita ma dà il via lui poi lui sarà al governo sempre per precisare eh, si vede sarà al governo negli anni 90 e sarà presidente del consiglio quando priore starà finalmente lavorando in maniera molto corretta e molto seria e Guarda caso, siccome cominciava a priore 90-91 e lui faceva il presidente del consiglio a incriminare, a rinviare a giudizio i suoi gener i generali del governo della Repubblica, il buon ministro della difesa, salvo andò del ministero del ministro Ama del governo amato, si costituisce, lo sanno bene gli avvocati, parte civile contro i generali dell'aeronautica. Io ricorderò sempre perché c'ero. Nel 2004, credo di poter dire, al termine del primo grado di giudizio eh, al Tribunale di Roma, con Muscarat che aveva condotto eh, il primo grado di giudizio, quando tutti faranno le loro come si chiamano requisitorie finile, finali, la più come dire, importante, la più pesante, la più sconvolgente, fu quella dell'Avvocato dello Stato. Per dirvi quindi. Le conseguenze dei comportamenti dei de, 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 degli uomini delle istituzioni sono state importanti, come quella che vi ricordavo prima, a metà anni 90, il governo Prodi che si attiva anche per seguire questa stranissima cosa. Allora, tutto ciò è stato fatto, non dimenticatelo mai. Lo so che sono passati troppi anni, si fa fatica a ricordare tutto. E poi ci sono stati, come dice osnati i processi civili che lui ha messo insieme a Palermo con delle sentenze della Protopisana in primo grado importantissime. Che dicono, insomma, se il ministero dei trasporti dice che non ha visto, sarà ben colpa sua, dovrà ben pagare. Molto semplice. Era lui deputato a vedere chi c'era nei cieli e a, a doverci raccontare cosa vedevano i vari siti radar. Non me lo dice, non lo sa, colpa sua. Come capite, c'era già tutto affinché in civile si potesse recuperare anche la possibilità di risarcire i parenti, come è successo. Quindi il Ministero della Giustizia, scusate, della Difesa e il Ministero dei Trasporti hanno pagato perché in civile hanno vinto. Uh, Italia compreso, Aldo Davanzali compreso le, sente, le, le, i procedimenti in sede civile l'Italia era fallita perché essendo un sano cedimento strutturale ovviamente eh, lui ha dovuto chiudere togliendogli il governo la concessione al volo e mille dipendenti, mille sono andati a casa quindi tutto ciò è già stato scritto. Un'altra tra un tragedia eh, di cui si parla certo, poco. Certo, certo, comunque. Di cui non si parla. Il povero Davanzali non l'ha vista il risarcimento della sua, della sua eh, innocenza, ma in ogni caso i figli, i fi le figlie la stanno vedendo. Voglio dire che è chiaro che tutto ciò è avvenuto, ma è altrettanto chiaro che amato. Il, in questa intervista, io non lo sapevo, ve lo posso assicurare: ha solo voluto ribadire quei poveri disgraziati. Forse, io penso, che siamo noi, avrà detto: 'Mamma mia, quanto stanno urlando, quanto stanno dandosi da fare'. E più o meno, in questo anniversario, oltre a qui davanti a Bologna, nell'Emilia Romagna, eh. A gran, eh, davanti a quel museo, davanti a quella, a, quella, a quella cosa, centinaia di persone ci sono, però, insomma, il livello politico anche quest'anno non è stato toccato. E lui credo che l'abbia sentito e abbia voluto con la sua voce, chiaramente più autorevole della mia, anche perché ha avuto un ruolo importantissimo in questa vicenda. Poi, ha saputo, come dite voi, non lo so. No, lo so. Lui dice: Le sue verità sono queste e sono già molte e sono quelle che hanno permesso a questa vicenda, bene o male, di andare avanti negli no, anni. Allora, no. oggi finisco. Si tratta, come dice Amato e come continuo a sostenere io in tutti questi mesi di chiedere conto alla magistratura 823 sono 15 anni. Oggi ho saputo che c'è un'ansa che dice che si sono riuniti a Meglio eh, Prestipino e Lovoi e hanno deciso che entro l'anno chiuderanno le indagini. E questa è già una risposta, capite? Io sapete quante volte ho chiesto Sapete quante volte ho chiesto alle procure varie, mi sono vista tutti i procuratori in successione eh, chiedendo loro che chiudessero, perché ci ha messo meno Priore 90-99, quanto ci mettono loro per verificare le cose che ha detto Cossiga. Che, siccome hanno preso le sue dichiarazioni, tenete sempre conto anche di questo quando qualcuno fa l'accenno che mi dà un fastidio incredibile, ma lui in quel momento è il picconatore. Voglio dire, sono i giudici, come sempre, che devono decidere se quello che gli viene consegnato è dato da una persona capace di intendere di volere o no. Siccome è stato ritenuto capace di intendere di volere con le sue dichiarazioni, queste sono quelle che hanno permesso, guardate caso, la riapertura della vicenda. Allora. Oggi si tratta però di chiudere, ma siccome non chiudono, e io sono due o tre anni che in tutti gli anniversari vado urlando questa cosa, e non è, non è stata sufficiente. Amato, secondo me, ha voluto essere al nostro fianco per urlarlo un po' più forte e per chiedere e a coloro che sono indicati da. Cossiga, ma io dico di più da Cossiga come gli eventuali responsabili, ma io dico a tutti i paesi alleati di cui il giudice Priore è riuscito a mettere insieme erano presenti quella notte, cioè America, Francia, Inghilterra e Belgio. Solo il Belgio ha risposto in maniera, non dico esaustiva, ma chiara alle rogatorie fatte in questi anni dal, dai giudici che hanno riaperto. Sapete cosa ha risposto il Belgio? Carissimi, non possiamo, eh, questa qui la, la, la come dire, la, 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 la imbelletto un po' io come termine, ma insomma, non possiamo rispondervi perché ne va della nostra sicurezza nazionale. Ma cosa volete di più eh? da una risposta del genere? Questa è stata la risposta del Belgio. Allora io dico che si tratta di far sì che il governo della Repubblica. La diplomazia si muovono in maniera un po' più seria, un po' più determinata, dicendo bene, intanto che la magistratura, come sempre, non sta, intanto proviamo anche noi a, a premere, a chiedere, dico le solite cose che sapete tutti. Va bene, grazie, dottoressa grazie Bonfetti. Torneremo anche da lei nel proseguo di, que di questa puntata. Ci fosse ancora oggi Di Maio con il Ministro degli Esteri, magari potremmo risolvere qualcosa, <ride> ovviamente questa era una battutaccia. Sì, e, sì. Allora passiamo invece a um, Udo Gumpel, sì. gli attiverò il microfono non appena disattiverò il mio, sempre per il motivo che eh, abbiamo questo piccolo problema di audio. Udo Gumpel negli anni 90 realizza per la televisione tedesca un, uh, un documentario, un documentario sulla uh, strage di Ustica. <coughs> e fa quello che ogni giornalista d'inchiesta dovrebbe fare: si documenta, studia, si documenta, va sul campo mm. E, mm. e consegna un, uh, un documentario. Adesso ci dirà anche se, come facciamo a, a trovarlo e se riusciamo a trovarlo anche in lingua italiana, eh, se no si impegnerà Marcello a tradurlo per voi. E, e questo è un documentario, io ammetto non, non l'ho visto, ne ho parlato con, con Udo e insomma, però ci metto la mano sul fuoco, che è un documentario accuratissimo come lui mi ha raccontato, perché mi ha raccontato quello che ha fatto e cosa ha fatto. Ecco, allora, appurato che questi tracciati esistono, ce l'ha detto anche l'avvocato, eh, io chiederei eh, a Udo di raccontarci eh, cosa raccontano quei tracciati che lui ha avuto modo di studiare attentamente. E anzi, gli chiederei anche una domanda aggiuntiva. Perché arriva a interessarsi di questa vicenda e come si è documentato? Gli chiederei però di escludere l'argomento MIG perché su quello ci torniamo. Quindi, mi taccio, parola a te Udo e grazie. Allora, io comincio atti attivato, mi sentite? Sì, sì. Allora, eh, io comincio ad occuparmene nel lontano 92 quando Rosario Priore, che era già eh, eh, giudice istruttore da due anni, eh, accusa i vertici militari di depistaggio. Allora a questo punto dico: Qui abbiamo una storia nato, ovvero che riguarda tutti noi. E non è ormai. Allora, e che cosa faccio? Mi rivolgo naturalmente ad Aria. E come associazione dei, eh, dei familiari delle vittime e tramite anche Alessandro Gamberini, che era il grande eh, avvocato di quel tempo, delle, dei familiari, veramente una persona eccellente. Nulla, nulla ai presenti, però chi l'ha conosciuto sul campo sa eh, che è veramente eh, uno che non. Eh, si dimentica di nessun dettaglio e mi mette in contatto con i periti eh, da parte civile che sono eh, del Politecnico di Torino, eh, d'Agostino, eh, Pente, Vadacchino e io eh, ho anche, come dire, un piccolo vantaggio rispetto a molti giornalisti, io sono laureato in fisica e il il Vadacchino era addirittura amico del mio relatore della mia tesi di Hamburgo, dunque c'era come dire eh, un ottimo rapporto di fiducia da parte dei turinesi nei miei confronti per farmi spiegare bene il lavoro radaristico e delle tracce, perché è quello che abbiamo poi fatto in questo documentario di 50 minuti che va in onda nella prima rete eh, nel 1995. Quanto tempo è passato? Si, chiama? da quel, si, chiama? eh, eh, si chiamava Svista Mortale perché noi abbiamo alla fine concluso, in base al lavoro eh, dei periti, in base anche al lavoro delle testimonianze che abbiamo raccolto in vari ambiti, anche amici, eh, per esempio, di persone che avrebbero potuto sapere qualcosa, morti misteri misteriosamente come tanti morti in questo caso, ho indagato anche sul caso di Ramstein, no? sapete di, dei piloti morti là e mh, oh, mi sono letto con la mia capacità di lettura di documenti, centinaia di pagine per capire se Ramstein poteva avere a che fare come, eh, come è stato ipotizzato anche da qualche giornalista anche tedesco e l'ho dovuto escludere in base alla documentazione comunque dai tracciati radar che abbiamo ricostruito nel 1995 poi c'è stato un seguito di due altri servizi abbiamo potuto vedere nel 1995 ovvero nel pieno lavoro ancora di priore e di valutare eh, le diverse ipotesi che c'erano dei tracciati che venivano esattamente da nord che cominciavano ad affiancare il dc 9 e, e che erano dal punto di vista della eh, velocità e della provenienza due eh, aerei militari, abbiamo visto altri tracciati che erano quelli eh, di eh, cosiddetti elicotteri search and rescue, perché quando in un'operazione Militare tu devi anche pensare che eventualmente i tuoi piloti possono cadere in acqua. Tu metti già nella scena, diciamo, del crimine dell'attacco, no, era una valutazione scena del crimine nella zona dell'operazione militare. Metti anche degli elicotteri che volano già a bassa quota per poter ripescare anche quelli. Li abbiamo visti dunque. Nei tracciati RADA tipicamente, perché avevano una velocità diversa, a un certo momento andavano sotto la soglia. Da quale rada? Da Rada di Ciampino. E lì la particolarità era, erano solo segnali fisici, ovvero gli del rada fisico dalle, eh, dagli aerei, che eh, eh, non c'erano, eh, oltre al 19, nessun transponder che in quel momento dava per identificarsi. Voi dovete sapere che un aereo normalmente ci sono nella zona nostra. In Europa, sotto NATO, tre tipi di transponder. E I primi due sono di, eh, di aerei militari, il terzo è di civili. Naturalmente, il 19 ci aveva acceso il suo transponder, perché normalmente i ehm, nella, nella sala di controllo loro osservano soltanto il transponder, non vedono in prima battuta il segnale fisico, eh, che è quello vero segnale radar, però quello per fortuna a Ciampino c'era, c'era tutto il materiale e allora da lì si è capito da quella piccola iniziale analisi dei radaristi di Torino, grandissime persone, che in due momenti c'erano eh, dal RADA di Ciampino, si vedeva che il RADA del DC-9 si sdoppiava, ovvero che c'era un altro aereo in scia RADA, cioè nell'ombra RADA, bisogna dire. No? è chiaro che se tu eh, voli, se il radar sta qua. Io volo uno dopo l'altro, io sul radar fisico non vedo niente. Se invece c'è un passaggio laterale, o una distanza maggiore che va verso la risoluzione radaristica delle onde elettromagnetiche. Scusate, adesso non entro troppo nel dettaglio, è troppo il mio campo. Allora lì puoi vedere in due punti del volo del 19 si vedeva che c'era anche nel radar fisico un altro tracciato di un altro velivolo che naturalmente aveva spento tutti i trasponde suoi, chiaramente. Poi si vedeva, eh, quando si vedeva benissimo nel radar, la deflagrazione del DC-9, si capiva benissimo i tutti i pezzi sembrava proprio un mosaico di pezzettini che erano i pezzi del DC-9, Caduti, e si vedeva all'interno di questa scia delle, dei detriti del 19 che c'erano due, mi, eh, due eh, tracciati di quelli che erano venuti in parallelo ad arrivare vicino al 19, che, e c'era uno che que, era quello rimasto accanto. Io dico, nell'ombra nell rada del 19 che andavano verso la Calabria, verso la mezza termine. E però da lì. Questo RADA smette di poter vedere perché è troppo lontano, non ha più la risoluzione e dai tracciati RADA da quella zona naturalmente non è rimasto niente. Allora, questa era la prima analisi. Nel 1996, un anno dopo, siamo andati a chiedere alla NATO direttamente, ancora prima che la NATO avesse risposto a priore. Eh, a, avesse accettato e noi abbiamo avuto dalla, dai francesi un assoluto silenzio totale perché ormai era chiaro l'attività era di ovvero corsica pure confermato da un generale dei carabinieri che stava là non la storia nota dunque non potevano mica negarlo però evidentemente erano tutti velivoli e, e privati che uscivano là mentre la nato sapete che cosa noi siamo venuti a sapere il nome dell'operazione Charlie. Si chiamava operazione Charlie, quello che è avvenuto in quella notte, e dalla, dalla, dalla lista dei singoli tracciati si vedeva quelli consegnati man mano a priore, si vedeva quelle parti SF1, 2, 3 erano tutti cancellati, che erano tracciati, non erano... scusate. Un radar militare identifica gli amici perché deve essere certo di non avere dei nemici nel nostro spazio radar. Dunque, lì era andato uno con cancellino elettronico, naturalmente scusate, no? Per levare a decine una decina di tracce l'identificativo che la Nato, i radar nostri, tra virgolette, avevano dato. Dunque, il lavoro di depistaggio era. Chiarissimo, molto chiaro, dai tracciati radar e da quello che ormai erano eh, ufficialmente riconosciuti. E sapete che cosa ha detto poi la NATO? Abbiamo chiesto al quartier generale la NATO nel 96 e loro hanno detto: Non possono dirci nulla, dovremmo rivolgersi ai singoli paesi, come è stato fatto, no? Coinvolti, ma che ne sapevamo noi, o oh, eh, la d'aria dei singoli paesi, no? Cioè, mica naturalmente, potevamo sospettare eh, gli americani che avevano la porta aerea a Napoli, avevamo certamente eh, la, le tracce eh, rada che venivano dalla Francia. E si doveva supporre che fossero anche dei libici in, in aria in quel momento, però eh, dei belgi in quel momento non si sapeva nulla. E allora, la Nato ha detto che non possono risponderci, nel servizio del 96, ci, ce lo dicono, sempre nei magazzini di inchiesta contraste, perché ne va della sicurezza della Nato. Dunque una conferma indiretta, però io vi ho riferito solo quello che i, rada, i tracciati Rada fisici ci davano, quello che abbiamo visto nel, tra il 92 e il 96. Poi, tra le cose che abbiamo fatto vedere alla televisione tedesca nel 95 erano delle immagini girate direttamente la mattina dall'aeronautica italiana proprio del recupero delle salme che avevano negato prima di aver fatto qualsiasi intervento. Dunque, abbiamo toccato con mano una storia di bugie anche come posso dire anche stupide perché devi negare di aver fatto operazioni di recupero la mattina dopo, è normale. Invece lì è stato purtroppo anche un po' come dire la nota mia antipatica o diciamo critica riguarda poi il MiG 23 sulla Sila, però questo è un altro tema eh, perché io ci sono andato come si deve fare da giornalista, naturalmente sul posto e ho oh, eh, chiaramente delle informazioni, direi, non segrete, precisissime. Allora, Udo, eh, ti faccio una domanda, eh, ti levo un attimo l'audio. Dove si può recuperare questo documentario e soprattutto se c'è una versione italiana? Guarda, non so se Daria ce l'ha, forse all'epoca le abbiamo certamente dato. però era ancora il tempo delle casette, no? Ti ricordi? No? Non c'era ancora eh, tutto quello YouTube e queste cose. Allora, io ho recuperato una coppia perché nel mio eh, archivio qua dietro. E ho recuperato una coppia eh, del documentario e io eh, posso mandatelo e così uno però devo chiedere naturalmente alla rete di avere il permesso di darlo comunque penso che, che io possa darlo no? bene, allora eh, ti uno ti, ti diciamo che noi saremmo assolutamente contenti se ce lo permetterai assolutamente di organizzare una visione eh, magari sempre con commento di questo di questo documentario sarebbe sarebbe veramente molto interessante e ti lasciamo pensare a questa eventualità e Marcello ripassiamo uh, a Max, lo vedo che si sta appisolando sì. quindi cerchiamo di <ride> sblocchiamolo, e sennò sblocchiamolo. Non mai... ah, assolut eh, assolutamente no. Ero... Tra l'altro devo ringraziare Max per avermi messo in contatto con Udo Kumpel è stato lui a suggerirmi i relatori di questa sera. Quindi lo dico davanti a tutti, grazie. Eh, grazie, Max. e Questo è il vero giornalismo quando ci si aiuta, perché tenersi i contatti stretti, tenersi. Eh, no, quella è un'altra cosa, quella, eh, quello non è giornalismo. Quindi veramente ci leviamo il cappello di fronte, di fronte a persone come te, Max. Prego, Marcello. Allora, <coughs> allora Max, mh... Abbiamo parlato, eh, la senatrice Bonfietti e, e Udo Gumpel hanno parlato di depistaggio. Tu da giornalista d'inchiesta, grande giornalista d'inchiesta, quale sei? Che idea ti sei fatto del depistaggio che è scattato sin dalle prime ore dopo il disastro? E ti chiedo, anche a distanza di tutte, eh, tutte le circostanze che sono emerse in questi 43 anni. Qual è secondo te il segreto inconfessabile che si nasconde dietro la strage di Ustica? Guarda, io credo che Ustica sia uh, il segreto di uh, tutti i paesi che sono stati citati questa sera, cioè dell'Italia, della Libia, del Belgio, degli Stati Uniti, della Francia, della, della um, Gran Bretagna e anche della Germania. Io in penso che quello che è accaduto quel giorno, quel 27 giugno del 1980, Uh, austica, sia il segreto di tutte queste nazioni ed è un segreto indicibile. Noi l'abbiamo cercato, cioè, chi, chi ce l'ha, uh, priore, chiunque ci ha lavorato, snato la, la dottoressa Bonfietti, Udo, che ha fatto un lavoro eccezionale. A Udo chiedo magari se avesse voglia di raccontare quello che ha visto uh, in mare, perché lui c'è stato uh, la, il giorno dopo. Da dopo da gli diamo parte. la parola perché poi deve, deve lasciarci Udo, quindi... Secondo me il, te... il segreto più grande, eh, ce l'aveva già detto Spadolini già in quegli anni, scoprite il segreto della, del MIG e scoprirete il segreto di Ustica. Io ancora oggi, mh, miliardi di telefonate con Daniele Osnato, notti passate con Maurizio Landieri a, a fare i disegnini da dove minchia possono essere eh, scappati... Eh, Credo che il segreto più grande sia da dove siano partiti o oh, da dove è partito il MIG 23, perché vi ricordo che quel, quel MIG là in mezzo a, a, al nostro territorio non ci poteva arrivare dalla Libia eh, se non avesse avuto una base dove atterrare, rifornirsi, oppure magari il dubbio è sempre stato questo, ma faccio eh, non ho prove per dirlo, eh, ma, ma, ci ho, ma ci ho lavorato tanto e ho l'impressione che, che, che da, da, da qualche parte sul nostro territorio quell'aereo quell ci, ci sia passato. Beh, eh, cioè, eh, sì, veloce perché poi dobbiamo salutare Udo e volevo fargli raccontare ancora qualcosa, amico. però prego, prego. No, volevo solo aggiungere, dato che siamo a questo punto. Eh, ha citato benissimo Gian, Gian Antoni, eh, scusa, eh. Mh, era il segreto inconfessabile che quella notte bisognava mantenere, ma allora dobbiamo cercare di capire qual era questo segreto inconfessabile, allora se è vero come è vero, perché io parlo solo perché l'ho letto sulle carte giudiziarie, e mi piace ricordarmi sempre di quelle e non di quello che parla, di cui parlano magari eh, o, o le opinioni dei singoli. Le carte giudiziarie dicono che c'erano quel tipo di aerei che abbiamo detto prima. Allora, se è vero come è vero che quella notte eh, si doveva abbattere l'aereo del leader libico Gheddafi, l'aereo che trasportava Jaloud, qualcuno dice eh, che trasportava uranio, non lo so, ma in ogni caso, se le presenze erano quelle, i nostri 4 o 5 paesi occidentali più eh, quelli con traspondo spento, probabilmente libici, li vediamo il MIGDIP sulla sila, eccetera. È evidente che se quello era l'obiettivo, era un'azione che non sarebbe stata rivendicata. Questo è il punto: certo, un'operazione no, sportiva cioè se abbattevano l'aereo del leader libico Gheddafi non sarebbe stato rivendicato il giorno dopo da quei paesi che l'avessero compiuto perché c'erano ancora i blocchi perché c'era l'Unione Sovietica va bene questo il... questo magari la... intanto abbiamo tempo ci dobbiamo eh no ma è per questo no. che che la le devo la, la devo a un attimo interrompere perché avevo promesso avuto di lasciarlo di lasciarlo okay. presto allora eh, la dottoressa Bonfietti ha tirato fuori la questione del MIG libico di cui abbiamo finora parlato eh, e non parlato, ecco personalmente, io eh, questa è ovviamente una mia opinione. Ritengo eh, poco probabile che, eh, che Davi si spostasse su un MIG, eh, già l'ipotesi giallud. Dopo spiegheremo chi è questo Gallud. Mi sembra magari più però, questa resta una mia assolutamente idea. Che non, eh, non vuol dire assolutamente nulla. Quello che vado invece a chiedere a Udo. E ti ringrazio Udo che ti abbiamo veramente tenuto anche più di, del previsto. Eh, allora, mh, brevissima parentesi: prima l'avvocato Daniello Snato ha parlato di Andrea Purgatori. Noi siamo rimasti molto colpiti dalla scomparsa di Andrea Purgatori, che per noi è, ver è stato veramente, ed è tuttora un esatto. faro dell'informazione e dell'inchiesta e del giornalismo d'inchiesta. E quando ho parlato la prima volta con Udo, eh, Udo, con grande rispetto verso Andrea Purgatori. Con cui ha avuto dei rapporti, con cui si è conosciuto, credo adesso ce lo, ce lo dirà lui. Eh, però mi ha, mh, mi ha detto: Io devo, ho smontato sfo, fondamentalmente un mito creato eh, fondamentalmente dall'inchiesta bellissima, accuratissima, di Andrea Purgatori, ovvero il mito del MiG caduto sulla Sila. Non aggiungo altro perché non ho gli elementi per parlarne. Lascio la parola a Udo e vi assicuro, di, vi chiedo di ascoltare tutti con attenzione perché qui andiamo a scoprire un qualcosa che sicuramente molti di noi non sanno e andiamo a sfatare qualche mito. Quindi prego Udo e grazie ancora. ancora. Ti ringrazio. Ehm, eh, allora Quando eh, comincio a occuparmene quasi 30 anni fa, sì, giusto più o meno questo tempo, oh, Madonna, quanto è già passato, la, la, la cosa. Infatti, dai, eh, scuote la testa, effettivamente è così. La eh, cosa del MIC 23, trovato eh, eh, lì il 18 di luglio, eh, eh, sul, in quel Castel Silano, un piccolo paese de, sulla Sila in Calabria. Una zona diciamo montagnosa, non molto accessibile come si usa a dire. E la prima cosa che ho detto, ci devo andare naturalmente e a capire che cosa è successo. Naturalmente, quello quando io ci vado era già successo 14 anni prima, però, uh -huh. ehm, però eh, nel paese eh, Castel Silano all'inizio non voleva parlare nessuno con me perché dicevano, qui voi giornalisti state mentendo tutti ci state prendendo per il sedere perciò non vi raccontiamo più niente e allora io mi sono un po' stupito perché io ero andato a capire chi erano i testimoni oculari e vedere la località dove era caduta allora da lì però ho avuto una grande fortuna perché dagli ehm, atti come si sa si capisce il medico del paese era il primo insieme agli altri 4 abitanti a vedere il cadavere del pilota che era saltato fuori dal eh, MiG-23. E ehm, il medico del paese anche lui non voleva parlarmi. Poi abbiamo capito che in un certo momento avevo una chiave, diciamo, di accesso. Eh, per eh, superare eh, il muro di gomma dei castelsilani e soprattutto del Don Francesco, eh, del Don Ciccio, no? perché lui, Scalise, perché lui aveva eh, studiato medicina insieme allo zio di mia moglie. E allora questo, oh, sapete come funziona il mondo, no? in Calabria particolarmente, e allora eh, lì eh, Francesco, Don Ciccio, Scalise ha detto... Dato che tu sei il marito della figlia di mio compagno di studi, io adesso ti racconto come veramente che cosa è successo e mi ha fatto conoscere il sindaco altre 10 persone del paese e da questo racconto, e voglio dire, una decina di persone non si sono messi d'accordo, persone molto semplici e cosa è avvenuto? Verso le 11 del, di quel mattino 18 luglio sentono un tonfo ma non è una esplosione è un aereo praticamente senza carburante, cade eh, su una zona circa, circa 2-3 chilometri lontano dal centro paese. Lì in quel momento c'era pure una riunione di un sindacato dei eh, lavoratori agricoli e ne accorrono in tanti e vedono eh, ancora c'è un po' di steppaglie che bruciano perché questo aereo è caduto, si è spezzato in tre pos, in tre pezzi e il cadavere di questo pilota è saltato fuori e allora succede che me lo racconta il medico che lui ehm, mi ha detto ed è una frase che poi viene solo parzialmente riportata nelle, nelle, nei, nei documenti che poi dà inizio a tutta una serie di storie complottistiche il mito del MIG eh, 23 a parte il fatto che giornali che fanno vedere una foto del MIG 23 fanno vedere delle foto di MIG di 23 da tutte le altre parti, che è anche questo è un falso giornalistico di illustrare un servizio con un MIG preso da altre parti. Sapete, se Chiedete all'internet MIG 23, si sì, la trova una foto che non è quella lì che è successo, perché il posto là... Non sarebbe stato mai possibile che il mic che è caduto eh, il 27 di giugno nella notte di Ustica fosse rimasto eh, non scoperto. Io quando lo chiedo ad Andrea Purgatori, ma perché non hanno prima e dopo? Perché non hanno trovato la notte di Ustica? Ah, ma perché è una zona impervia, piena di montagne e, e in mezzo al bosco? Non c'è neanche un albero da quelle parti e sono tutti i prati delle mandrie che arrivano a fare la transumanza là, perciò era piena di gente, di animali in più e senza alcun albero in più a 300 metri di c'è una strada. Dunque, se lì fosse caduto anche la notte del 27 giugno, ma vi garantisco, in centinaia l'avrebbero visto almeno la mattina del 28, e allora. Tutta sta storia non regge in piedi, ma che cosa mi dice e, e, e Don Ciccio, il medico del paese? Dice, io, ma tu pensi, mi fa la domanda, che io non sappia distinguere un morto fresco di giornata da uno che sta da tre settimane qua? E da quella frase, fresco di giornata, è rimasto... Il medico ha detto che è morto era fresco, ovvero freddo, ovvero rimasto settimane in una cellula frigorifera di un qualche altro aeroporto. E allora, lui, con questa storia che non credevano a tutto il paese insieme a lui che l'aereo era caduto proprio il 18, lui si è chiuso completamente l'intero paese accusato a noi voglio dire il mondo di informazione, di fare il falso. Il rapporto sulla ehm, diciamo, autopsia del cadavere venne fatto cinque giorni dopo. Il cadavere che nessuno reclamava, venne messo per cinque giorni in un locolo in pieno solo in, nel, 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 lì vicino al cimitero di eh, Castelsilano. È chiaro che dopo 5 sei giorni comincia è un processo di decomposizione e allora quando lo vedono i, i medici eh, che fanno la grande autopsia dicono di solito normalmente hanno detto eh, questo è compatibile con i eh, 5-6 giorni però qualcuno comincia a dire ah magari essendo questo stato di avanzato decomposizione magari era di vecchio di tre settimane eccetera eccetera e la frase di don ciccio Scalise viene fresco di giornata, viene abbreviata morto fresco, freddo da cellula frigorifera. Questo è purtroppo anche su questo fatto del MIG23, anche Priore nella sua sentenza ordinanza si spende in 400-500 pagine e secondo me anche lì Priore. Alla ricerca di qualcuno che l'ha ingannato e ce n'erano tanti che volevano mettere sulla pista sbagliata, si è un po' speso troppo sulla cosa del MIG 23. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo detto, come è stato detto già, credo anche da Max e da anche l'avvocato, Quel MIG non avrebbe mai avuto l'autonomia per arrivare dalla Libia in quel posto. Questo è chiarissimo. Dai pochi tracciati identificati, peraltro, si vede in quel giorno, proprio compatibile con la caduta verso le 11 sulla sila, un tracciato che viene da nord, fa una inversione U e poi sparisce. Boh, io non so se è stato falsificato, che è smesso ad arte però c'è un tracciato e la cosa più interessante in quel giorno il 18 c'è una grande esercitazione nato in quella zona e eh, l'unica cosa che i militari e dell'aeronautica italiana ci confermavano che non ci fossero tracciati da fuori dalla zona nato in quell'area della caduta del mig 23. Dunque Probabilmente era un aereo usato dalle forze NATO in quella grande manovra. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto delle informazioni che c'erano dei militari libici nel, nei giorni, mesi precedenti all'abbattimento del 19 in Sardegna. Siamo andati a Salto di Quirra, che è un poligono interforze NATO, e abbiamo parlato con le persone che vivevano là. E lì c'erano delle persone, ristoratori, baristi, tutto il personale intorno al poligono interforze che ci confermavano. Poi, peraltro, anche per un altro dettaglio buffo: che lì, fino alla mattina dopo Ustica, c'erano un sacco di militari libici che si esercitavano con soldati delle forze militari aeronautica italiana con l'utilizzo di missili terra-aria, lì c'era pure una lunga pista che naturalmente non abbiamo trovato nessuna traccia di migo, o qualcosa del genere, però abbiamo trovato, pensate, i libici avevano regalato a baristi, ristoranti, le insegne come fanno i militari spesso delle loro delle loro truppe e c'erano, l'abbiamo filmato, eh? c'erano ancora le insegne dell'aeronautica libica che ringraziavano per l'accoglienza, pensate in un poligono nato, no? si esercitavano dei militari libici, è chiaro che questo dava molto fastidio alla Francia che come abbiamo sentito prima era in una lotta tra virgolette all'ultimo sangue, peraltro per il controllo dei giacimenti dell'uranio nel Niger, sempre attuale la questione. E quando l'aereo francese civile venne abbattuto da quelle parti, no, era un tentativo, fra, così interpretiamo noi, delle, delle, dei libici a far capire ai francesi che questa zona nostra, che voi sapete che eh, Gaddafi nel fine degli anni 90 diventa... Un, eh, tenta di entrare nella, di nuovo, di togliersi eh, l'etichetta dello Stato canaglia, consegnando almeno alcuni di quelli che hanno fatto l'attentato di Lockerbie. Io all'inizio del, del 2000 sono stato in Libia con la televisione eh, francese-tedesca Arte. Che era la prima volta dopo quasi 30 anni che mettevano una truppe franco-tedesca a piede là, perché lì i libici stavano trattando con la Germania, l'ultimo paese che doveva dare l'assenso al ritorno di rapporti normali con Gaddafi, perché Gaddafi aveva fatto anche degli attentati a Berlino Ovest nella discoteca La Belle, con morti e con feriti molti soldati americani. Dunque, questo è uno scenario. Che abbiamo naturalmente all'epoca soltanto potuto accenare, no? Chiaramente, però, avevamo mostrato la presenza di soldati dell'aeronautica libica in un poligono interforze NATO, abbastanza strano, no? Avevamo, eh, eh, direi all'epoca, sempre dai tracciati, la certezza che quel MiG-23 sulla Sila con la notte di Ustica non c'entrava. Ma, Abbiamo trovato dei testimoni oculari di quella notte di Ustica sulla zona tra la Mezzia Terme e verso Catanzaro e poi lì mi parlavano grazie alla, al mio parentato calabrese. <ride> no? Cioè, così è delle volte. E abbiamo visto, c'era uno, credo un avvocato, eh, che ha visto proprio sulla testa sua passare questi due aerei. Uno non si capiva, l'altro poteva essere quel triangolo classico dell'aereo francese Mirage, ma naturalmente lui non è militare, non abbiamo fatto video, non c'era nulla, però lui ha visto questo passaggio a bassa quota, però purtroppo noi, nessuno ha avuto tracciati Radan, perché evidentemente non ci sono stati consegnati. E questa è la mia... Esperienza sul caso del MiG-23 e io chiedo che il MiG-23 c'entra in senso lato con la presenza libica o di aerei libici e con la collaborazione sottobanco dell'Italia con la Libia, che chiaramente non era ben visto, non solo chiaramente dai francesi, da parte dei francesi, ma anche da parte di altri. Però l'Italia ha subito, come ha detto D'aria giustamente, un'azione militare di paesi amici sul territorio italiano. Lascia stare gli affarucci che l'Italia ha fatto con i libici, però lì è stata una gravissima violazione della sovranità eh, italiana da parte di amici. Dunque l'Italia dovrebbe veramente usare adesso le parole di Amato e di altre cose per chiedere la verità anche se non mi è piaciuto per niente che Amato avesse detto che poi nel passato non si è ricordato mai di niente veramente si è tutto ma invece adesso dice di nuovo allora io volevo parlare perché quella notte il mig è sulla, sulla sila insomma se si ricorda per cortesia si ricordi bene e finalmente svuoti il sacco Toccato. Bene, grazie, grazie Udo. Ti ho eh. dovuto togliere di nuovo l'audio. diciamo che mh, questa sera, per chi ovviamente eh, ci sta guardando, ci guarderà, forse abbiamo aggiunto un tassello di chiarezza a una vicenda così intricata. Il, il, il quell'aereo, quel MIG libico caduto sulla Sila, non c'entra nulla. Con la notte in cui viene abbattuto il Dc9, e questo comunque mi sembra un aspetto molto importante perché di questa cosa si è sempre meno male parlato con estrema sicurezza. Allora, io eh, ci abbiamo verso la conclusione di questa, sì, sì. di questa puntata, però voglio tornare un attimo dall'avvocato snato e è vero che in parte eh, ci avete già risposto. Eh, eh, Udo, ci ha lasciati bruscamente lo ah, salutiamo okay. e lo ringraziamo il suo è stato un contributo veramente, veramente preziosissimo e ovviamente gli romperemo le scatole per avere il suo documentario Svista Mortale e prendiamo un impegno con voi Darksider ve lo faremo vedere su questi canali e, allora, dicevo, avvocato, in parte ci avete già risposto della dottoressa Bonfietti, eh, c'è cioè qualcosa che si, si sta muovendo dopo tanti anni alla Procura di Roma. Ecco, io eh, non posso non punzecchiarla l'avvocato prima ci ha detto qualcosa, eh, le voglio chiedere cosa, cosa si sta smuovendo alla Procura di Roma e eh, voglio dire, immagino che non, si, che, che non siano cose acquisite adesso. Sono 15 anni che stanno lavorando. e Bene o male, questo magari lo può giudicare lei sicuramente meglio di me. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dall'attività della Procura di Roma? Beh, intanto mi, mi consente un attimo di ringraziare Ugo Guppel che è andato via. Io lo conoscevo certo. perché avevo letto gli atti processuali. Ora, poi mi date il numero di telefono, io lo assumo. Eh, così <ride> eh, sarà sicuramente molto utile. Quello che dice lui e che ha fatto lui sarebbe stato intanto molto più semplice se i siti radar di Licola e di Marsala avessero eh, consegnato i tracciati radar, cosa che hanno, non hanno fatto e che hanno cancellato. Quindi eh, volevo segnalare questa ennesima complicanza che riguarda più la, la, la vicenda del depistaggio. Per ciò che riguarda, a proposito di depistaggio, proprio questa storia del MIG... Perché se il Silano in realtà io sono assolutamente convinto che la questione non debba interessare sapere chi era nascosto nella scia del 19, cioè che, che, che faceva da lepre che doveva essere l'oggetto dell'intercettamento aereo, eh, perché noi vogliamo sapere il nome del cacciatore, cioè il nome di quello che ha sparato. Quindi la questione del MIG può interessare giornalisticamente ma anche processualmente però non è assolutamente rilevante perché alla fine era la lepre che scappava per quanto brutto e cattivo o libico però comunque era quello che scappava io voglio sapere il nome di quello che ha sparato non di quello che doveva essere la vittima poi volevo anche segnalare come dire che questa sera noi eh, voi che siete dei giornalisti che siete pi piuttosto dei curiosi che siete eh, coloro che fanno le domande così come fu domanda quella di Max Giannantoni a Cossiga. Eh, per quanto poi si possa valutare la risposta di Cossiga, per cui eh, per tutte le domande che ha fatto Andrea Purgatori durante la sua la vicenda del, del muro di gomma, eh, se noi non facciamo le domande e smettiamo di fare le domande, poi la questione è veramente verrà relegata a qualche magistrato che da solo dovrà cercare di andare avanti e forse a qualche politico che a distanza di 15 anni o forse più forse si ricorda senza avere documenti. Io, mh, Daria, ho mh, de grande paura che la questione debba passare in via esclusiva alla politica, soprattutto, Daria, alla politica di, di oggi con i politici di adesso, non mi pare che le reazioni della politica di adesso. Aprite dovranno... i microfoni, adesso siamo in pochi, se volete commentare non creiamo caos, quindi non volevo rubare tempo, ma volevo anche approfittare della presenza del presidente dell'associazione. È giusto è corretto, secondo come dire anche il retaggio culturale e politico che tu hai dire che la politica si deve occupare ma non mi pare che questa politica sia molto interessata a questo le reazioni alle dichiarazioni di, di amato che poi alla fine eh, di cui io vor, mh, non posso parlare de, delle ragioni per cui lui ha deciso di, di fare queste rivelazioni ma che come dire è un parto che, al quale io ho partecipato relazioni. non sono come? state rivelazioni mi pare non aveva appunto, nessuna rivelazione appunto, era come dire un modo era un moto che tendeva un po' a lavarsi un po' con la coscienza. Eh, bene, ne prendiamo atto, ma non, ma non certo, la politica può essere stata utile a fare il lavoro che invece ha fatto un giudice come Rosario Priore che ha messo a rischio la sua vita o qualche giornalista eh, che ha messo a rischio la propria vita. Eh, sono le domande che contano, non sono le risposte negate che fanno i politici anche dei paesi stranieri. Questo è il mio pensiero, io te lo, te lo segnalo come necessità. La procura, di Roma. la procura di Roma ha raccolto una serie di informazioni di cui io posso naturalmente accennare, ma proprio perché quelle informazioni le ho portate io e quindi vi posso anche assicurare che per esempio c'era una portaerei e ci sono dei testimoni che quando ci sarà la discovery di questa, eh, di questa indagine... E sono stati sentiti perché glielo ho portati io, anche io eh, personalmente. Perché sapete come funziona essere l'avvocato? Daniele, scusa. Visto che stai dando la notizia, dalla, dalla tutta intera, visto che faccio il giornalista rompiscatole, è la Beh, Foc e il tuo testimone è un pilota civile? Allora, la le, il testimone non te lo rivelo, lo, lo, lo scoprirete. Intanto, ti dico che non è soltanto uno. Però sai che io sono pure un avvocato rompiscatolo eh? e quindi quando io normalmente come avvocato dei familiari delle vittime ho circa 140 posizioni, eh, ricevo dalle due o alle tre email al giorno che mi raccontano sai avvocato ho visto questo, sai avvocato ho visto questo. Poi faccio ovviamente le mie attività di indagine, Max Gianantoni ha citato Maurizio Randieri, ma come lui tantissimi sono i cosiddetti volontari sono quelli che mi mettono anche in una condizione di salvaguardia perché io ho l'abitudine di condividere in tempo reale, anche spesso l'ho fatto con Max, le informazioni che io acquisisco durante le attività di indagine difensiva e questo mi, mi crea delle condizioni di assoluta sicurezza. E in realtà eh, sì, è vero, ci sono de, delle hostess, ci sono dei piloti dell'Alitalia, questo lo possiamo dire, che quella giornata fece il volo al contrario e hanno visto una grande nave con delle navi piccole, e a quel punto siccome io sono curioso e rompi e gli ho chiesto di disegnarmela, e guarda caso il disegno del ponte di quella nave è molto molto simile alla Foc, la Foc era una porta francese, questo sarà, sarà visto da tutti quando ci sarà la discovery, quindi anche questo Daria può essere utile, per ribaltare o dare come dire, la leva a chi di politico avrà la voglia di farlo, a me non mi pare che al di là delle, de, de, delle affermazioni poco documentate la politica abbia fatto granché fino ad ora. Io ho una sentenza di corte d'assise penale di Roma che eh, condanna la politica nell'assolvere quei generali la corte di Assise disse: Io non vi posso condannare per impedimento all'esercizio dell'attività dello Stato, ma vi posso condannare per turbamento. E questo per la semplice ragione che l'impedimento non c'è stato perché il potere politico poteva fare e proprio non ha fatto niente. E quindi, eh, ben ci stanno le, le persone curiose. Ben ci sta, Zanella, Altamura, Max Giannantoni che fanno le domande perché poi le risposte, se non fai le domande, non ti arrivano, ed è questo il ruolo che noi abbiamo. Io vi ringrazio tantissimo. Voi probabilmente avete l'età di mio figlio, eh, eh, siete molto più giovani, non avete vissuto il 27 giugno del 1980, no, purtroppo eh, no, eh, forse Altamura sì, vabbè, si nasconde bene, Dico, però, eh, voglio dire, era piccolino. Eh, sì. Avevo 4 anni. È, è, stata, è stata la rappresentazione di quello che temevamo tutti. Un'ora dopo il comandante di reparto viene chiamato telefonicamente e il controllo di Ciampino gli dice abbiamo perso un volo civile sul punto Condor. Sappiate che nelle carte nautiche il punto Condor è stato immediatamente cambiato come nome. Il Condor è una voltoia. Adesso si chiama Punto Dora, se è più bello. Eh, e, e a, quella, a quella comunicazione il comandante molto seccato, fa una brevissima pausa e poi gli risponde Guardate se qualche pollaccione si è scontrato. Cos'è il punto condor? È un punto di intersezione vietatissimo, vietatissimo perché non è possibile che questo, e questa è una delle ragioni di condanna del Ministero dei Trasporti in sede civile che viene attraversata e intersecata da una via militare operativa che si chiama Delta Whiskey 12 in uso ai francesi e questo lo sapevano i militari e consentivano questa intersezione un po' come se io sono l'ANAS, gestisco un'autostrada e consento al pastore di passare i greggi nell'autostrada e quando poi ci resta il morto io cancello tutto, nascondo tutto e salvo, come dire, il pastore e allora a quel punto però noi abbiamo, come dire, i peli delle capre su, sulle macchine che si sono scontrati e, e, e da lì iniziano le domande, perché il pelo della capra? Qualcuno ci risponderà, vabbè c'è volato sopra, non è così che funziona la democrazia. Sentite, sentite visto che siamo veramente ormai in fase di chiusura, vi chiedo a tutti e tre... Di, di, com di commentare perché eh, adesso abbiamo parlato prima Udo ci ha raccontato la sua esperienza eh, a Castelsilano pochi giorni fa eh, abbiamo letto penso tutti almeno i presenti su Repubblica l'intervista a eh, quel eh, quell'anziano ufficiale dell'aeronautica eh, mezzo cieco che racconta la sua toccante esperienza eh, mh, punto di vita, lui dice di aver visto eh, questo MIG eh, intero come se fosse stato appoggiato lì con questo cadavere in putrefazione, ecco, allora, voglio dire, mh, parlo da giornalista, a me sembrava insomma una bella intervista, mi sono chiesto ma perché un signore così anziano dovrebbe mentire? E come interpretate voi questo genere di... Di cose che stiamo leggendo, ecco, nello specifico questa intervista. Posso dire due cose, eh, io lui. poi ti lascio anch'io. No, intanto, come dire, io continuo a pensare, come ho snato, credo che debba essere la magistratura a concludere, e a trovare, magari se ci riesce, anche i responsabili materiali dell'abbattimento del <ride> 19. Mi rendo conto che dopo 15 anni. Non è pensabile aspettare oltre, accettare di aspettare oltre. Voglio anche dire che, proprio perché ho sempre creduto nell'opera dei giornalisti, delle indagini, ma ho sempre creduto anche quei giornalisti che usavano le notizie che trovavano per, come dire, consegnarle. Al deputato a farle queste indagini o a poi a trovare le conclusioni, e cioè ai giudici. E ancora una volta, Andrea Purgatori, che non ho ancora citato, l'avete fatto voi, vi ringrazio, è stata una grande mancanza quella di Andrea in questi giorni. Credetemi, ieri sera eravamo con i tre figli di Andrea Purgatori qui a Bologna, a dire loro che. Abbiamo pensato in questa città dinanzi. Sì, e la precisazione tutto, che abbiamo fatto prima, ovviamente, è lavoro... un lavoro luogo di memoria anche per Andrea. e quindi eh, lì poter fare che ci si possa eh, sedere intorno al luogo in cui vengano con la tecnica attuale, e mi hanno detto che è possibile. Lette, riprodotte tutti gli scritti di Andrea Purgatori sul Corriere della Sera dal 28 di giugno del 1980. Ecco allora, sicuramente il lavoro di Andrea è stato fondamentale. Io credo di aver cominciato, ve l'ho detto prima, ma eh, nel lontano '85, ma perché sentivo che qualcuno fuori, diceva: Ma eh, non è cedimento. Quando sono partita ho trovato sempre Andrea al mio fianco perché era lui che aveva modo di spronarmi, di mandarmi avanti. E voglio anche dire che in questi lunghi 15 anni è stato Andrea Purgatori che ha portato ai magistrati attuali, ai PM attuali, i nomi, i nomi che non hanno trovato loro, ahimè, è questo che purtroppo a volte succede. Eh, I nomi di coloro che stavano di alcuni, ovviamente di coloro che stavano a solenzare che adesso avete già rinominato anche voi, ma sono stati interrogati dai PM Romani in Francia perché l'elenco gliel'aveva dato Andrea Purgatori e Corrogatoria, sono riusciti ad dar darli ad ascoltare e questi hanno detto che bene o male, tutta notte hanno lavorato, eccetera, eccetera. Evidentemente non erano le cariche più alte, ma in ogni caso sono riusciti a far capire che quella notte. Quella base, che era chiusa alle 17 del pomeriggio, offensivo e vergognoso che un nostro alleato paese ci rispondesse in quel modo, ma nessuno si è arrabbiato perché la magistratura ha ragione, sempre osnato quando dice, scrive, che chiudeva alle 17 del pomeriggio, ma finito che ha la rogatoria non ha altri strumenti per andare in Francia a dire perché mi rispondi in questo modo. Ci deve andare la politica. E allora io credo che la politica vuole dire il governo del paese. Se al governo del paese c'è chi c'è... Non è né colpa mia, io credo di non avere responsabilità su chi c'è al governo del paese, ma sta di fatto che oggi al governo del paese ci sono delle persone che hanno quel titolo, quel ruolo e quindi io oggettivamente domani cambierà, lo chiederò ai prossimi se ci sarò ancora, ma in ogni caso credo che sia importante che la politica se ne interessi perché non è più pensabile attendere ancora perché quel qualcosa che potranno aggiungere, io spero molto, per quello che continuo a insistere, potranno depositare i PM romani. Non sarà mai definitivo, non credo che scriveranno allora: Abbiamo scoperto che sono stati francesi, non ci credo. Credo che aggiungeranno delle cose importanti, la Fox, eh, i militari che, eh, che Andrea è riuscito a far ascoltare, ma forse non arriveranno ancora alla fine. E in ogni modo, siccome non depositano, non posso saperlo. E quindi, intanto. Prima del deposito, e anche non pensando che possano essere definitive le parole della magistratura, chiedo alla politica. Chiunque ci sia, che sia chiaro, eh? Chiunque ci sia deve capire che è una questione di dignità nazionale o no? O è solo una questione Dario, del governo Dario. A, del governo B e del governo C? È questione di dignità nazionale. Spero che lo sentano anche loro. Dario. Allora, più si preme e la voce più forte è perché la mia evidentemente non basta perché queste cose le ripeto da anni e quindi Amato io lo leggo come sempre in questo modo poi eh, se sa qualcosa in più non lo dice non, non, non credo ma insomma non è questo il problema un'ultima cosa sono io la prima se mi senti nel film che è andato in onda eh, su Rai Documentari il 27 giugno di quest'anno mi fanno l'intervista fanno intervista a 15-16 persone che hanno seguito la vicenda di Ustica in Rai Documentari di, eh, di Manucci bene eh, io continuo a dire la responsabilità è di quello che è successo nei primi anni dal giorno dopo e la responsabilità è degli uomini e delle donne, delle istituzioni del Parlamento del Governo e della Magistratura se vuoi ti elenco i motivi per cui penso il Parlamento perché ha tolto la cosa all'Italia all all senza rendersi conto che ma chi ha chiesto di togliere, tu lo sai bene, la concessione all'Italia si chiamava Libero Gualtieri, che poi, quando è andato in commissione strage, ha cominciato a sentire i generali, mi ha voluto incontrare e mi ha chiesto scusa per avere fatto quella cosa lì. Ma io non potevo pensare, mi ha detto che i miei militari mi mentissero. Io ho chiesto loro, mi hanno detto cedimento strutturale e io ho chiesto che togliessero la concessione all'Italia. Ma sotto la firma di Gualtieri c'era tutto un partito che ha. Per l'appunto, dato che era un'impresa privata, chiesto che togliessero la concessionalità. Quindi la responsabilità dei politici in questa vicenda è grandissima, grandissima, appunto, perché come sono riuscita io a, trovarla, a farla trovare la verità, ci potevano riuscire anche loro. Guarda, appunto, le assolutamente, le vede, assolutamente. Andiamo in Europa. Andiamo in Europa. Lascia stare i politici italiani. Siamo stati in Europa, siamo in, in Europa. C'è una petizione, tu sai benissimo che abbiamo fatto una petizione, l'hai fatta anche tu, l'abbiamo certo. perorata, sei andata anche a discuterla. Certo, Hanno la sospeso la petizione al Parlamento europeo certo. per chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta definitiva paritetica certo. con Roma, la partecipazione di tutti i paesi con dei periti certo. anche la partecipazione certo. dei, dei familiari certo. delle vittime. Per trovare una chiusa su questa storia, per trovare una chiusa, la commissione eh, non, vedo perché, lo, non vedo perché ti devi fidare più velocemente del, di quello che potrà fare l'Europa prima che riusciamo a presentarla. Questa cosa ti okay. Okay. ma ci e sono i tedeschi, tedeschi, ci sono i rumeni, tu ti ricorderai? Approfondiremo Italia, no? avvocato, approfondiremo magari in, in privato no, questa cosa, se una dare se possiamo dare una mano, la daremo, la daremo assolutamente. Eh, non, volevo, italiana, io non vi accavallate se no non si capisce niente non ci però la notizia è che in realtà eh, noi come familiari come avvocato ma anche Daria Bonfietti come associazione abbiamo fatto tanti anni fa una petizione al Parlamento Europeo eh, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta che badate bene può sfondare i muri dei segreti di Stato sapete che la Francia oppone continuamente i propri segreti di Stato e anche tutti gli altri paesi come il Belgio, anche la Germania e anche gli Stati Uniti, e beh lo poteva fare e la Commissione Europea fuori protocollo perché non è previsto dal regolamento, non ha rigettato, ha semplicemente sospeso. Cos'altro dobbiamo aspettare? Quindi con le indagini, poi continuiamo a spingere come italiani, come cittadini per la dignità dei cittadini italiani, ognuno nei suoi ruoli eh, come avvocati, come giornalisti, ma come semplici cittadini L'attivazione di questa commissione d'inchiesta e non, ne, non ce ne vorranno poi i paesi responsabili che saranno sgavati in questa storia. Ma la storia almeno si deve chiudere prima o poi, perché noi non possiamo continuare a elaborare eh, assolutamente, assolutamente d'accordo. Chiudiamo, siamo arrivati alla fine. Massimiliano, tu volevi aggiungere qualcosa visto che. Ma guarda, qua siamo, siamo in chiusura. Il mio è soltanto un. Farvi capire la forza di queste due persone che hanno parlato adesso, dopo tanti anni, dopo mille battaglie, eh, delusioni ma anche eh, soddisfazioni, sono ancora qui a lottare. Ecco, forse eh, è questo che eh, dovrebbe far scattare la voglia a qualcuno di, di ridare un po' di dignità quella che, che ci hanno levato 43 anni fa. A non ci fermiamo, ehm? non ci fermeranno mai, questo che sia chiaro Perfetto. per tutti. E questo sembra, questo sembra chiaro. Allora ringraziamo eh, dottoressa Daria Bonfietti, l'avvocato Daniello Snato, grazie. grazie Max, ringraziamo ovviamente grazie. Alessandro Giacone e Udo Gumpel che hanno partecipato sì. a questa bellissima puntata. Sarà disponibile sin da subito dopo la chiusura sul nostro canale YouTube, vi invitiamo a iscrivervi, fatelo conoscere, fatela circolare questa puntata e fatela circolare soprattutto tra chi in questi giorni su WhatsApp fa circolare invece tanta altra roba che... Dal mio modesto eh, punto di vista è spazzatura e finalmente l'ho potuto dire, non facciamo i nomi, ma è spazzatura, eh, o meglio, monnezza, come si dice su Roma. Allora, grazie a tutti ci sentiamo poi tra di noi per i ringraziamenti eh, più tardi, domani perché adesso è tardi e quindi diamo invece appuntamento ai nostri Darksider alla prossima puntata che sarà eh, lanciata mh, a breve sui nostri canali. Non mancate di seguirci. Grazie.